Allora Marina ci scrive Cristina, credo, e dice che ricordi ha dell'esperienza in Nazionale Juniores. Che, cioè, ovviamente ricordi bellissimi, sono stati un periodo per la mia carriera comunque importante, dove sono cresciuta molto, ho fatto delle grandi, belle esperienze, ho ovviamente conosciuto tantissime che adesso sono mie amiche, infatti è un periodo che ricordo sempre con piacere e dove fai delle esperienze che ovviamente non tutti possono vivere e che ti restano dentro per sempre, credo. E uno dei momenti, dei tuoi momenti più imbarazzanti, qual è stato? Ma in che senso? No, non di gioco, di vita. No, non lo so. O forse adesso, un momento più imbarazzante. Roba da matti. Senti, scrive, non si firma, io non ho domande da fare, solo una cosa voglio dirti, rimani sempre come sei, ti voglio bene, tata. Ma io spero tu sappia chi sia. Sì, io so chi penso, okay. Immagino. Va bene, ti voglio bene, tata. Allora, importantissimo, ciao Mary, volevo sapere che fine ha fatto la mia Yellow Pecora. E chi lo scrive? E lo scrive Fabietto. Non lo so, che diciamo tutto alla faccia della privacy, vabbè. Non lo so. No, un bacione, Vis. Ma come non lo sai? Intanto che cos'è la pecora gialla? Cioè, cos'è, un regalo? No, è un... Ma questo è il momento più imbarazzante. È una barzelletta, non... Cioè, è uno scherzo che mi hanno fatto. E quindi non ce lo racconti? No, non c'è niente da raccontare. Va bene, non ha fatto nessuna fine? No, va bene. Senti, non hai mai pensato di cambiare il ruolo e magari provare ad attaccare o come banda o come opposto? No, anche perché non credo di essere in grado. Cioè, no. Detto proprio no. Non c'hai tempo? No, non ci ho mai pensato, no. Cioè, comunque il centrale è un ruolo che mi piace fare perché... Cioè, non credo sia una bocciatura. No, non credo. Ma è per capire se... è chiaro che uno ci pensa, però tipo io... No, il primo ruolo, per esempio, è il palleggiatore, che farei. Mi piace il palleggiatore laterale. Va bene, e poi allora voglio fare i complimenti a Marina per come ha giocato nelle poche occasioni che le sono state date, e non è facile farsi trovare pronto, niente, insomma, dicono tanto bene di te, che hai un gran futuro, grande personalità, in bocca al lupo, ma non c'hanno la domandina. Allora le facciamo noi, no? A questo punto le domandine, come ho fatto a tutte le tue compagne, quindi ti sarai già preparata, va bene, dire, fare, baciare, lettera, testamento, un giochino che noi da bambini facevamo, la tua generazione non lo so. No, purtroppo è passato il tempo. Allora, dire cosa vorresti dire a chi? Vorrei dire alle mie compagne che dobbiamo vincere per forza questa prossima partita, così da arrivare prime al regular season. Mordenti. Fare? Cosa vorrei fare? Boh, dai, voglio fare bene quest'ultimo mese e cercare, soprattutto per me, per aiutare la squadra, se andare avanti così e fare ogni giorno sempre bene, forse. Baciare? Vorrei baciare la mia mamma, mi voglio bene. Gioia. Senti, l'hai trovato il moroso o no? Sì. Ah, trovato? Sì, e allora trovato. Bacia lui, scusa. Sì, ma lo bacio già lui, la mamma no. Vabbè. Lettera a chi vorresti scrivere, che cosa? Lettera alle mie vecchie compagne di Juniores, visto che purtroppo non le vedo più, non le sento più. Sì, non sono morte, però. È difficile, comunque tutti siamo sempre impegnati e vorresti, è sempre difficile ritrovare. Restare in contatto. Testamento, insomma, che cosa vorresti che tutti dicessero di te? Insomma, quando parlano di Marina Zambelli, che cosa si deve dire? Ah, in questo senso... spero che... che parlino sempre bene, ovviamente non si può cosa piacere a dire, tutti, che è? Ma... brava. Brava. Simpatica. E buona. Va bene. Va bene così? Sì. Va bene. Sì, penso che...
a livello umano sia sempre più importante che a livello del gioco. Cioè. Sì, però hai messo brava per prima cosa. Sì, sì. No, scherzo. No, brava nel senso intendevo come persona. E noi, aggiungiamo brava. No, beh, insomma, ci sta, perché sei brava e talentuosa. Cioè, quest'anno un anno un po' sfortunato sotto il tuo punto di vista, perché i due centrali vanno... Sì, sono andate bene. Sono andate benissimo. Quindi, ecco, hai avuto meno spazio in quel senso. Tu fossi una banda, ti permette, dai. Sono cattiva. Allora, sì. Sono un po'... no, avresti avuto più possibilità in questo senso. Va bene, Marina, è finito. Tra l'altro, sei passata indenne, quindi è andata di lusso. Sì.